la serenità di chi aveva una posizione e che ha avuto una posizione di estrema coerenza con quello che è successo del resto in tutta Italia, soprattutto in Regione Campania, dove abbiamo messo in campo una coalizione di centrosinistra larga, un nuovo Ulivo che ha vinto nei quattro capoluoghi campani con largo margine. Abbiamo vinto anche oggi il ballottaggio a Caserta. Insomma, questo è il centrosinistra che vince in tutta Italia, in cui c'è un Partito Democratico che non può immaginare di vivere in isolamento e vincere, ma l'isolamento è solitudine. Invece noi dobbiamo metterci in relazione con altre forze che non possono essere soltanto alla nostra sinistra, ma devono essere necessariamente anche al centro. Su questo è un esperimento che abbiamo fatto a Benevento, esattamente come è stato fatto in tutta Italia. Siamo stati vincenti in tutta Italia e anche qui a Benevento, perché essere democratici, la lista che abbiamo fatto era né più né meno che una lista dell'altro PD, non quello locale ma quello regionale. Noi siamo sintonizzati su questo, continueremo la nostra battaglia con la stessa impostazione, con la stessa alleanza immediatamente domani mattina. Già siamo al lavoro per questo, per fare una lista competitiva alle provinciali, sempre all'interno del centro-sinistra con gli alleati di adesso. Ecco, questa è la proiezione in futuro. Il Partito Democratico non vi ha ascoltato, diceva Francesco De Pirro qualche minuto fa. Il Partito Democratico non ha ascoltato la politica, si è reso preda di rancori, un linguaggio che non appartiene alla nostra tradizione cattolica, popolare e ex comunista e socialista. Il Partito Democratico è un insieme di tutto questo, si è abbandonata a queste cose. La politica è altro, la politica è aggregazione e mettere insieme esperienze anche diverse per cercare di battere un unico avversario che noi abbiamo, ma anche in quel caso non sono nemici ma sono avversari politici, che è la destra. Noi avevamo questo obiettivo. Ci sembra assurdo che un partito non solo sia isolato ma poi sia alleato con la destra per battere un'altra parte del centro-sinistra. Questo è frutto di una strategia assolutamente sconclusionata di un gruppo dirigente che già è stato commissariato dalla federazione, dal partito nazionale, che naturalmente già trova il suo affanno in questa assurda alleanza che ha messo in campo, così Arlecchino, che ha messo in campo per le comunali di Benevento. È un segnale forte che è arrivato anche dall'elettorato, non solo da noi. Sta arrivando il sindaco, le chiedo, per due elezioni non ha avuto purtroppo il suo papà a fianco, Nino, che volevo ricordare. Lo ha pensato oggi, come lo pensa tutti i giorni? Per me c'è stato e come, sì. Ok, perfetto.